Salve a tutti, questa puntata di Telearte sarà dedicata a uno dei protagonisti delle trasmissioni, soprattutto di quelle dedicate ai gioielli, che è il corallo. Momento potremmo cominciare a parlare ad esempio di come il corallo entra a forza nella tradizione italiana. Dobbiamo tornare molto indietro nei tempi, arrivare al XV secolo, all'inizio del 400, quando tra il 1417 e il 1419 un grande banco in corallo viene rinvenuto al largo di Trapani. Questa notizia ovviamente corre subito per le civiltà del bacino del Mediterraneo e accorrono a lavorarlo una grande comunità di ebrei che arrivano dal Maghreb e che insegneranno ai trapanesi ad occuparsi della pesca di questo straordinario animale marino, pesca, lavorazione e commercio. Da quel momento in poi Trapani diverrà certamente, per tutto quello che sarà i secoli a venire, il polo centrale del lavoro per quel che riguarda il corallo, del lavoro artistico, perché dobbiamo sicuramente il grande onore ad un trapanese che fu Antonio Ciminiello dell'aver inventato uno strumento necessario alla lavorazione del corallo, che è esattamente il bulino. Grazie a questo strumento, appunto, sarà possibile realizzare con il corallo quelle che saranno definite delle vere e proprie opere d'arte. Ritroviamo i segni anche nella pittura, immaginiamo, ricordiamo quella che è uno dei dipinti più interessanti, il dipinto di Piero della Francesca, realizzato intorno al 1470, raffigurante la Madonna con bambino, un dipinto che ha una enorme importanza per quello che è lo studio della prospettiva, ma che certamente fa spiccare questa figura del bambino che indossa un elemento in corallo. Adesso andiamo a leggerne le varietà, perché a oggi noi dobbiamo certamente elencare le qualità del corallo che di diritto entra nel mondo della gioielleria. Le varietà del corallo, o perlomeno le due famiglie più importanti, hanno origini diverse e lontane. Per una siamo nel bacino del Mediterraneo, per l'altra siamo nei mari oceanici. Nel bacino del Mediterraneo si sviluppa una sola variante di corallo, che è esattamente il Corallium rubrum, quindi quella varietà che è quella che poi ci regalerà appunto il famoso celeberrimo corallo di Sardegna, detto tra virgolette, geomologicamente poco corretto definirlo Sardegna, giustamente definibile corallo del Mediterraneo, ha delle caratteristiche molto interessanti per quello che riguarda poter realizzare una collana. Ha la caratteristica sicuramente ineguagliata dell'essere un corallo compatto. Si pescava con un'imbarcazione definita corallina che non aveva
rispetto dell'ambiente. Oggi invece la pesca del corallo si fa a mano con dei sub che scendono anche a profondità elevate, perché il nostro corallo, quindi il corallo del Mediterraneo, cresce tra i 60 e i 100 metri di profondità. Negli oceani troviamo tante varietà invece, tra le quali ovviamente spiccano le due qualità che sono anche le economicamente più costose. Uno è il corallo pelle d'angelo, ne vediamo qui in questa coppia di orecchini uno straordinario esempio. Un altro è il corallo aca. Corallo aca, che è una varietà Corallium laponicum, è un corallo di un rosso molto 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 intenso, in natura il rosso più possente che possa esistere, meno adatto a realizzare collane, perché comunque è un corallo che, come tutti i coralli degli oceani, presenta quella fatidica anima bianca, quindi quella macchia che rimane sempre visibile, quella macchia bianca che rimane sempre visibile, ed è quindi molto meno adatto a realizzare delle collane. Nel caso che vediamo in foto si riesca a trovare una collana compatta di fili in corallo di aca, come vedete, risulta anche essere enormemente costosa. Il suo forse alter ego lo potremmo andare a trovare nel corallo invece, che è il corallo pelle d'angelo. La natura del corallo è un corallo che si definisce bokeh, fa parte della famiglia del Corallum elatium, così come il cerasuolo, quindi è quasi una variante anomala del corallo cerasuolo. Quindi una variante anomala che ha la caratteristica, come vediamo in questa straordinaria coppia di orecchini, ha la caratteristica di essere un corallo molto 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 chiaro, un rosa particolare, delicato, pallido e estremamente leggero nel colore, ovviamente molto prezioso quando, come in questo caso, è estremamente compatto il colore. La compattezza del colore è la caratteristica che è più rara per tutti quelli che sono i coralli oceanici. Un'altra grande e importante qualità per quello che riguarda i coralli oceanici, che è il corallo cerasuolo, quindi sempre appartenente alla famiglia del Corallium elatium, e è praticamente il rosso degli oceani. Non arriva ai grandi rossi dell'aca e non arriva nemmeno ai grandi rossi del Mediterraneo, però è un corallo che ha la caratteristica di consentire anche tagli molto grandi, quindi il corallo oceanico arriva anche a calibri importanti, quali potrebbero essere ad esempio i 20 mm, i 25 mm. Ovviamente quando tocchiamo calibri così importanti il costo diventa estremamente elevato. Una particolare menzione in questa trasmissione la merita il corallo di Sciacca. Il corallo di Sciacca è un nostro corallo, quindi è un corallo appunto trovato al largo dell'isola di Sciacca, pescato tra il 1875 e il 1900, con una caratteristica essenziale, quella di essere un corallo fossilizzato. Questo corallo si è formato in un tempo che sta tra i 4 milioni e i 9 milioni di anni fa. Ha subito l'eruzione vulcanica sottomarina e questo ha fatto sì che questo corallo si fossilizzasse. Questo corallo viene pescato in maniera estremamente massiccia fino ad arrivare alla totale estinzione della pesca. La particolarità del corallo di Sciacca è quella di avere un tono che è estremamente delicato, che sta tra l'arancio e il rosato,
e ad avere una caratteristica essenziale che è quella di non essere arrivato a grandi calibri. Quindi il corallo di Sciacca, che noi possiamo ritrovare nelle lavorazioni della gioielleria delle grandi maestranze trapanesi, oppure in filami, in collane, sempre appunto dell'ultimo quarto del XIX secolo, ma una caratteristica essenziale è quella di non superare mai i 8-9 mm di diametro. Vi ringrazio dell'attenzione, spero di essere stata esauriente e ci vediamo ad un prossimo appuntamento.